E nell'ultima trasmissione di venerdì abbiamo chiuso con un disco meraviglioso, però è solo una delle tante facciate che Taria, l'ex cantante dei Nightwish, che abbiamo presentato una settimana fa in anteprima, grazie alla discoteca laziale via Giulitti 263, è una delle tante facciate, perché quel disco tu lo metti, no? E ci rimani 2 ore in compagnia e la tua mente vola dappertutto, capito? È un disco che supera il disco stesso. Va al di fuori della musica, ti porta al di fuori di te stesso, ti porta a ragionare in un'altra maniera, ti porta ad avere una sensibilità più accesa. Dice, è possibile che avevo tutte queste emozioni dentro di me? Non me ne sono mai accorto, ma com'è possibile? Eppure a scuola mi hanno insegnato, i miei genitori pure. Pure mia nonna mi ha detto delle cose quella volta che mi portò alla mostra del Bimbo Bello a Trastevere, dove si facevano le foto a tutti i bambini. Alla fine tutti i bambini erano belli, non c'era un vincitore. Era la mostra del Bimbo Bello. Eravamo tutti dei bei bambini. E poi siamo andati avanti nella vita e la vita ci ha levigato, ci ha costruito le nostre sintomatie facciali, ci ha fatto una geografia del viso rispetto a quello che noi abbiamo vissuto. Ci ha lanciato tante volte il guanto della sfida. Tanti sono riusciti a sopperire a questo combattimento. Tanti sono caduti in combattimento. Vero, falso o mentale che sia. O fantomatico, no? Fissarsi su una cosa che sia quella, fissarsi su tante cose che alla fine non fanno più parte della congrega reale, ma fanno parte solo della tua industria mentale che viaggia attraverso le tue piccole paranoie, che si fissa sui punti fermi. In quel momento tu diventi il tuo peggior nemico. Il tuo peggior nemico non è l'assassino che ti abita nella casa di fronte. Il tuo peggior assassino sei te, dentro di te. Questo disco di Taria, l'ex cantante dei Nightwish, che ricordo un gruppo molto seguito, poi a un certo punto la figura fondamentale se ne va e non dà ragioni perché se ne va. Dice, io con quelli non ce voglio più niente a che fare. Gli ultimi dischi di Annie Lennox hanno fatto veramente schifo. Tante cose sono andate male. Whitney Houston si è ridotta senza un soldo, ha speso tutto in crack. Ho visto delle foto in America e sembra uno scheletro. Mariah Carey è decaduta in delle depressioni terribili. Britney Spears, lo sappiamo tutti quello che ha attraversato, e sarà difficilmente recuperabile, non lo so. Cliniche psichiatriche,
5 tentativi di suicidio, anche se celati, testa rasata, tatuaggi in testa, stragiona, ha fatto dei concerti col suo gruppo proprio con dei pienoni pazzeschi a livello di Robin Williams. Lei se n'è andata, ha fatto questo disco con una copertina meravigliosa, con un DVD, con un libro, con una copertina con delle foto emblematiche. C'è un disco che è un'opera omnia, un'opera unica, un disco unico mai successo nella storia di una voce femminile. Anzi, vi dirò di più, vi voglio dare un consiglio. Non sapete che regalo fare per Natale? Regalate questo disco. Questo è un disco che può piacere a tutti, al giovane, al medio, al vecchio. È un disco universale che comprende tutta la storia della musica, un disco che non era mai stato realizzato prima, un disco così. Suoni incredibili, orchestrazioni pazzesche, orchestre rimixate su altre orchestre, un gruppo di base, missaggi allucinanti, piani sonori che fanno venire i brividi, la sua voce stupenda, i pezzi, le composizioni dei pezzi, i testi, tutto quanto, e la diversità, tra l'altro, però legata bene insieme, tra un'atmosfera, diciamo, corale, mistica, neoclassica, pseudosinfonica, rock, celtica, folcloristica. C'è anche qualcosa di Ennio Morricone in mezzo. Lo sentiremo nel secondo brano, che la settimana scorsa ha avuto un successo incredibile! Un successo incredibile alla discoteca laziale! Tutti a chiedere questo disco, anzi vi pregherei, andate ad acquistarlo alla discoteca laziale. Questo va oltre la pubblicità, perché è un negozio come non c'è nessun altro negozio a Roma a quel livello, a livello di bellezza. Ci sono tre persone eccezionali che vi possono servire, più altri ragazzi più giovani che sono a vostra disposizione, e c'è un servizio che non ha nessun paragone con nessun altro negozio di dischi. Ve lo posso assicurare io, che l'altro giorno sono andato in un negozio molto famoso e una povera donna cercava un disco per me. Non riusciva a trovarlo, né a destra, né a sinistra, né al centro, né dietro. Capito? Lì si trova tutto in un attimo. Per cui il servizio è molto superiore e il costo è inferiore. Capito? Questo è il discorso. E vi trovate serviti bene, cioè uscite da lì felici. Non uscite da lì col muso, dice: madonna mia, quel commesso non capiva niente, gli ho chiesto quello, gli ho chiesto quell'altro, e non mi ha saputo rispondere. Lì ci hanno tutto pianificato, lì non sfugge niente, e hanno tutto. Discoteca Laziale, via Giolitti 263, questo è l'esposizione di Taria nel suo primo lavoro solistico, presentato in anteprima venerdì scorso, venerdì 7, un'esposizione molto più rock, una cosa che uno non si aspetta da lei. Dice: che gli è successo? Ma subito dopo c'è un'altra sorpresa, e subito dopo c'è un'altra sorpresa ancora. Alla fine tutto questo legame di tutta questa cosa non diventa una disunione, ma diventa un agglomerato unitario
in cui vengono fuori tutti gli stati d'animo che un uomo e una donna si portano dentro tutti i giorni, che non riescono ad espletare perché non hanno la forza, non hanno la mente per poterlo fare, perché sono oberati dal lavoro, dai figli, dai mariti, dalla vita di tutti i giorni. E allora questo disco, come regalo di Natale, è il regalo più bello che potete fare, ma sicuramente è il regalo più bello che potete fare a voi stessi. Taria! Taria, l'ex cantante delle Nightwish. Ma come dicevo prima, e vi ricordo sempre, con Richard Benson, il mercoledì alle 22 e il venerdì alle 22.35, io lo ripeto molto spesso questo, e so di diventare patetico a volte, però lo devo fare per forza. Nel mio intimo, cos'è l'intimo? Non certo la lingerie di Valeria Marini. Nel mio interno, ho sbagliato, no, stavo pensando a Modesti, no? La sua linea d'intimo, anche lui no. Ma comunque, no, è simpatico. Ti saluto, Riccardo Modesti. Abbiamo fatto, mi ha dato il premio Piper 3 o 4 volte, e mi ha dato tantissimi premi all'epoca, negli anni, una volta con Gloria Guida, quando era ancora un'attrice di film pseudo erotici, molto molto bella era. Io ero molto innamorato di Gloria Guida. Quell'epoca stava con Augusto Martelli, ex uomo di Mina, che era il direttore, un direttore d'orchestra che tuttora non so che faccia, non l'ho più sentito, ma era l'uomo di, figlia di un barman di un bar di Bologna, la Gloria Guida, e ora moglie incontrastata da anni del grande Johnny Dorelli, che secondo me si deve un po' dimagrire, ecco, questo dico io. Non assomiglia assolutamente a Vivaldi, ma assomiglia molto di più a Gustav Mahler. E Gustav Mahler, in un certo senso, c'è un pezzo di Gustav Mahler che sembra C'era una volta in America di Ennio Morricone. Per cui sicuramente Morricone ha preso ispirazione da un pezzo di Gustav Mahler, di musica classica, per formulare la colonna sonora portante, tema di Deborah, per C'era una volta l'America, l'ultimo film di Sergio Leone, prima che doveva fare un altro film, prima con Mickey Rourke, un ritorno al western che andò male, anche perché Mickey Rourke si drogò e fu ricoverato a Tivoli, tra l'altro in un ospedale di Tivoli, e stava per morire di droga. E poi la Russia, gli dette una sovvenzione per fare una storia sulla Russia. Due settimane dopo morì il grande Sergio Leone. Ecco, questo è un po' il discorso. Mio padre era molto amico del suo più grande collaboratore, che era Sergio Donati, per cui ho conosciuto sia Leone che Donati in forma abbastanza personale. E di farci entrare le note di dentro, che non sono più note, ma sono solo l'esposizione vocale, e di tappeti riorganizzati e contrapposti e messi vicini attraverso tessiture pseudomelodiche che diventano di nuovo armoniche in un'orchestrazione stupenda che fa da base alla voce dell'ex cantante dei Nightwish, Taria!